Perché a volte hai i prezzi più alti della media? Onestamente non mi risulta. Chuck, giusto, il Chuck. Possiamo cominciare o è lunga la storia? 8 domande da non fare a un reseller. In realtà sono 9 le domande. Le famose 8 domande che Che erano diventano 9. 9. Bene, ok, Da non fare perfetto. un reseller, terza parte. Terza parte. Perché ne abbiamo già fatte due, Sì. però la gente è curiosa di sapere, Sì, io meno di essere maltrattato da conoscere te. queste domande. Io non te le ho anticipate queste domande, molto Ci spontaneamente. sarà un Tu perché. mi hai detto basta con questa spontaneità. Comunque, prima domanda, domanda abbastanza semplice. Ti è mai capitato un cliente che ha esagerato, che si è rovinato? In che senso? Nell'acquistare troppo, nel fare il passo più lungo della gamba. Sì, non ero consapevole, sì, è capitato e non è stata un'esperienza per niente piacevole, devo esserti sincero. Mi ci sono trovato molto male, ho avuto sensazioni molto negative. Quando me ne sono reso conto, ho fatto di tutto per chiudere nel più breve tempo possibile la situazione, ma non è stato proprio confortevole. Anche perché cioè, tu devi vendere. Come ti regoli in quel caso? No, Preferisci rinunciare a una lì vendita? dovevo incassare, Ah, avevo venduto, dovevo incassare. ok. Mi andava benissimo recuperare la merce e chiuderla così, ma dall'altra parte non c'era proprio quella disponibilità, insomma, una storia abbastanza complessa. Non è stato bello e mi sono messo in condizioni che non accada mai più. Ok, ma è capitato spesso o solo No, una volta? no, no, no. Con l'orologeria è capitato solo una volta, Ok. all'inizio. Quindi parliamo di tanti anni fa, prima ancora quando trattavo più antiquariato è capitato più volte, ma ripeto, oggi, ma da parecchi anni, non, con il nostro sistema di lavoro non può più succedere. Una domanda un po' personale. Che cosa ti fa arrabbiare di più dei tuoi dipendenti? Oh, parte, no, Davide. no, no, parte da un presupposto, io sono uno Davide, la batte prepotente. mani in faccia. Possiamo Vai, lavorare? siamo qui per questo. Parte da un presupposto che io sono uno che pretende tanto, a volte devo essere sincero, troppo, sia da me stesso che da tutti coloro che fanno parte della piccola grande famiglia che io sono. E il fatto di considerarli parte della famiglia forse crea anche quella confidenza, quel concetto di unione che mentalmente mi permette di pretendere tanto o troppo. Quindi sì, a volte capita che mi arrabbio, normalmente però quando mi arrabbio un attimo dopo me ne pento, perché mi rendo conto che ho Ma esagerato. qual è l'errore che ti fa più arrabbiare di uno dei tuoi dipendenti? Non stare attenti a tutte le virgole. Per Ok. me le virgole sono fondamentali, soprattutto in questo lavoro. Dare per Quindi scontato, magari. sì, o magari a volte perché si va di fretta di qua di là, cioè li giustifico anche perché hanno ragione, sono bravi, ma io vorrei la perfezione, non esiste, lo so, ma per i miei clienti vorrei la perfezione, Un'altra domanda aziendale. Qual è il punto debole della Chiossone Luxury Watches? sì. Oh mamma mia, ne abbiamo tantissimi. Quello da Di correggere, quello. certo, tutti. Di certo non siamo perfetti, però devo essere sincero, abbiamo già un bagaglio di esperienza importante e lavorando ai nostri ritmi ne creiamo sempre di nuova. Quindi no, non c'è una cosa dove lì siamo carenti. Negli anni scorsi, andando indietro, sì, vedevo dei traguardi da raggiungere. Oggi non ho il traguardo da raggiungere dal punto di vista del miglioramento aziendale, ma ho l'impegno di mantenere una continua evoluzione, perché secondo me siamo arrivati a un buon livello come Ok. efficienza aziendale, però so che il mercato cambia in continuazione e allora bisogna mantenere un'evoluzione costante per dare sempre il stesso standard, cioè non viviamo più come vivevano i nostri genitori. Che se impostavi le cose in una certa maniera, per 20 anni, facendo le cose sempre in quella maniera, potevi vivere di rendita. Oggi non è così. Oggi
oggi il mercato cambia, si evolve, gli standard si alzano in continuazione, quindi oggi se hai impostato le cose bene, perché il risultato rimanga costante, devi continuare a migliorare, perché giustamente la clientela continua a esigere sempre di più. Faccio l'esempio più banale. Quando ho iniziato a lavorare nel mondo degli orologi non esisteva parlare di coevità. Nulla per nulla. Sì. Tra gli appassionati lo diciamo spesso. Benissimo. Oggi è un obbligo. Ovviamente nell'arco degli anni, prima di arrivare da 0 a 100 come oggi, c'è stata un'evoluzione costante. Graduale. Ecco, ci sono altre situazioni dove l'evoluzione invece è in atto, non è terminata come in quel caso, ma è in atto. Noi dobbiamo sempre essere sul pezzo, quindi continuare a evolverci, continuare a migliorarci. E qual è la cosa che cambieresti in questo momento, se ce n'è una? A livello di mercato o a livello aziendale? No, a livello aziendale. Oh, non lo so, credo che la propensione a farsi trovare pronti, più che la cambierei, la migliorerei ulteriormente. Cioè, noi cerchiamo molto di fare qualcosa giorno per giorno per essere sempre pronti col cliente. Ovviamente lavorando veramente tante ore al giorno tra i vari turni, tra le varie persone, non sempre riesci a coordinare al massimo il passaggio di consegne da un turno all'altro, ecco, giusto per essere chiari. E allora migliorare ulteriormente questo fattore sarebbe potrebbe bello, essere un obiettivo. Però devo essere sincero, forse per raggiungerlo dovremmo avere ancora più persone nel nostro organico, il che è un problema sotto più punti di vista. È un problema trovare le persone giuste, le persone affidabili, è un problema, tra virgolette, di tempo formarle. Poi organizzare perché tutti coesistano nello stesso tutti sistema, vanno coordinati. Ma in tutto questo il problema più grande è quando cambi il numero degli ingranaggi, devi rifare il set generale. Perdi un sacco di tempo, o meglio, ci vuole un sacco di tempo e un sacco di energie per rifare il settaggio generale. Ecco, questo da una parte ha il vantaggio, ma nell'immediato è uno svantaggio. Non mi fa impazzire, quindi non lo so se veramente lo farei, mi piacerebbe, ecco, mettiamola così, mi piacerebbe migliorare in quel punto, ma non so quanto ne possa valer la pena. Perché a volte hai i prezzi più alti della media? Onestamente non mi risulta, va bene che devi fare domande cattive, ma perdonami, a cosa ti riferisci per i prezzi più alti della media? O meglio, a che tipologia di orologi? In base a quale media è capitato fatto? Per esempio di vedere alcuni sub di Rolex moderni che rispetto ad altri reseller hai a prezzi un po' più alti, 500 anche 1000 euro in più a volte. Ribadisco, non mi risulta. Non vorrei che tu abbia fatto un errore un po' da principiante, scusami se mi permetto, ma sai, dico sempre, quel famoso motore di ricerca, non facciamo nomi, che ha 1000 filtri tranne quello della qualità, e lì già ce la giochiamo, ma almeno gli altri, quelli che esistono, vanno utilizzati bene, tipo hanno determinate caratteristiche, vanno tutte messe nei filtri, perché sai, un quadrante, parlando del Submariner, un quadrante Swiss Only, e costa qualcosina in più dell'anno precedente, del seriale precedente, quindi già lì se hai visto quello la risposta sta lì, o altri dettagli, fermo restando che parliamo sempre di caratteristiche che non menzionano la qualità degli orologi, perché un Submariner del 96 che ha le anse completamente smangiate da troppe lucidature fatte contro un Submariner del 96 che invece è in condizioni quasi pari nuovo, credo che se la differenza fosse solo di 500 euro sarebbero i 500 euro meglio pagati della vita. Io ricordo un cliente che venne un giorno qui in negozio e mi disse: sai, mi piacerebbe comprare da te. Ottimo, grazie, fantastico, mi hanno parlato bene, ottimo, grazie, fantastico, però io voglio fare l'affare. Bene, nel limite del possibile cercheremo di servirla.
vedi, si toglie un Daytona in acciaio, un 116-520, me lo mette lì. Io lo guardo, non lo prendo neanche in mano, lo guardo e dico, mi dica se in questo l'ho pagato molto bene. L'ho guardato e dico, guardi, senza che lo tocco, se lei è convinto di aver pagato molto bene un orologio che è finito, non andiamo d'accordo. Aveva un'ansa più stretta dell'altra, aveva la ghiera ormai che dove i numeri praticamente non si leggevano più, cioè era un orologio veramente consumato, finito, io lo chiamo finito. Ora, ci sta che l'hai pagato meno, devi pagarlo meno rispetto alla media, però attenzione, quell'orologio lì, se lo vuoi far restaurare, e io non sono proprio un amante dei restauri, però oggi ci sono dei lavoratori che li fanno molto bene, saldatura laser, poi riprendono le ghiere, insomma, sono dei lavori complessi, ma ci spendi ben oltre 2000 euro, ma ben oltre, e quindi fammi capire, se l'hai pagato 1500 meno pensando di aver fatto l'affare, poi veramente ti costa oltre 2000 euro per riportarlo in condizioni giuste, dove sta l'affare? Allora, vedi, il prezzo medio che va tenuto in considerazione, perché nessuno di noi vuole buttare i propri soldi, però andrebbe parametrato anche alla qualità, oltre a quei dettaglietti che ti ho detto prima, che pochi sanno vedere, anche se sono evidenti, e altri invece, molti, non guardano, ma la qualità la guardano sempre in pochi, da fuori. Poi quando devi comprare realmente la pretendono tutti, però sai com'è, come spendi mangi, la qualità costa. Quindi io ritengo di essere molto concorrenziale sui prezzi, a parità di qualità. Hai mai dovuto licenziare un dipendente? Beh sì, in tanti anni è successo, certo, è capitato. È successo più di una volta. Ti sei trasformato in tagliatore di teste? No, 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 no. Considera che le prime volte che mi è successo mi sono sentito male. Anche se avevo dei motivi molto seri per farlo. Il prossimo è Davide. No. Però la sera prima ho fatto veramente fatica. È stata brutta. Mi sono svegliato con, sai, tutto sudato. Poi nel tempo, crescendo, ho imparato che il lavoro va visto sempre di più come un impiego. Tu dici, ma certo, un lavoro è un impiego. Sì. Nel senso che un impiego è un impiego del nostro tempo e come tale è una parentesi, ha un inizio, una fine. Anche questo mio lavoro di vendere gli orologi è un impiego, ha un inizio, avrà sicuramente una fine. Nulla è per sempre, il lavoro ancora di più. E non è scritto da nessuna parte che deve durare decenni o così tanto a lungo. Ecco perché dobbiamo... Non è dovuto sicuramente. No. No, noi dobbiamo imparare tutti quanti, a prescindere dal lavoro, ma chi lavora deve imparare che è qualcosa che si conquista giorno per giorno. È del motivo per cui ogni giorno devi avere quella voglia di migliorarti, quella voglia di applicarti al massimo, di non lesinare le tue energie e il tuo sapere. Ovviamente poi capitano anche, a me sono successi anche delle problematiche serie con alcuni dipendenti, quindi... C'era poco. Era un po' più facile anche prendere una decisione drastica. No, per me è stato difficile anche in quei casi, però era qualcosa di inevitabile. Certo. Quando invece è stato più avanti negli anni, decisioni dovute a visioni diverse. Cioè, io accetto tutto nel lavoro, nel senso che mi rendo conto che ho mille difetti e mille cose dove ci sono altre persone che sanno fare meglio di me. Però ho chiamato questa azienda Chiossone non a caso, ok? Ritengo di avere dei miei punti di forza e pretendo che questi punti di forza vengano trasmessi al cliente, nel servizio al cliente, nella cura del cliente, nel prodotto che vendiamo. Perché questo accada, i miei dipendenti, non snaturando le loro caratteristiche, il loro modo di essere e di fare, ma devono necessariamente assorbire un po' di quello che io chiamo lo stile Chiossone. Quindi in questa logica chi mi rendo conto, ed è successo anche non troppo tempo fa, anche dopo anni di lavoro insieme a
ormai però creato una sua visione diversa del lavoro, magari migliore, non lo so, però sicuramente diversa, ecco, in quel caso è giusto che le strade si separino. Perché okay. Io sono su certe visioni cose diverse, insomma, sì, no? Io obiettivi sono diversi. Convinto, ok? Cioè, faccio un esempio, che per me il cliente vada servito rapidamente, soprattutto quando parliamo di un servizio a distanza, è un must. Cioè, io ci tengo davvero tanto che il cliente, da quando ha il contatto, dice ok, voglio quell'orologio, a che riceva a casa e possa indossare l'orologio, non passino giornate o settimane, assolutamente no. Deve passare un numero di ore che rientri in poche decine. Ok? Questo però da caso a caso può essere molto apprezzato. O mi rendo conto che c'è anche gente che dice ma mi stai sul fiato sul collo. No, non vogliamo stare sul fiato sul collo a nessuno, però vogliamo dare il massimo del nostro servizio. Mi è capitato di avere dipendenti che dice no, io non ho stresso il cliente chiamandolo per chiedere se ha fatto il pagamento, perché così organizziamo già la spedizione, perché così gli arriva un giorno prima. Io invece sono dell'idea, accettando quella visione, però che si debba concludere. Si debba fare, anche perché quando io compro, io pago, sì, pure se io oggi pago, io voglio il prima possibile il bene. Sì. Ok. Quindi quella visione era lontana da me. Con chi aveva quella visione, quella e qualche altra, poi abbiamo deciso di separare le strade, perché nel massimo rispetto, ripeto, ma non era il mio. Ecco. La chiusura Luxury Watches è a Bari. Cambieresti mai città dove vivere, dove aprire un negozio per questioni commerciali? Queste sono due domande. Due domande che non stanno bene insieme. Cioè? Nel senso che mi metti veramente in difficoltà. Cambierei città per lavorare? Sì, questo è il fulcro della domanda. Sì. Cambierei città per vivere? No. Io sono convinto. Quindi lo faresti ma non lo farai, o non lo avresti fatto comunque? Mi sarebbe piaciuto farlo, ma non lo farei mai. Ok. Io sono convinto che se andassi a lavorare, aprissi il negozio, spostassi il negozio in una città, dico in centro Milano, che è facile dire così, che c'è più. Certo. Una città grande come Milano rispetto a Bari, è ovvio. Ma già una città che so, come Bologna, come Parma, Torino piuttosto. Forse anche più vicine a determinati centri come possono essere Milano o Roma. Allora, la nostra esperienza di tutto quello che la vendita a distanza ci dice che. Dove si vende di più là? Là quasi l'80% dei nostri clienti è nel nord Italia. Ma lo sai che anche sul mio canale gli appassionati o comunque gli interessati all'orologeria e quindi sono chi guarda i miei video sono quasi per il 90% Roma e Milano nel loro insieme. Ci sta. No, io invece ho tanti clienti anche nelle piccole città del nord. Roma lavoriamo ma non così tanto. Noi abbiamo veramente tanti clienti nord Italia, diciamo da Firenze a Salerno. Sì, sì. Okay. Forse possiamo dire banalmente dove girano anche più soldi, si può dire, penso di sì. Beh, sì, è oggettivo che anche per quantità di PIL, persone, per densità. La maggior parte del PIL italiano venga fatto in quella zona d'Italia, è un dato oggettivo. Ma soprattutto c'è una cultura diversa di spendere i propri denari okay, per cose voluttuarie come gli orologi. Detto questo, sono sicuro che se spostassi il loro negozio lì, venderei qualcosina in più per ragioni geografiche, di comodità, sì, di tanti clienti che potrebbero venire a trovare. Ma non lo farai. Mi piace troppo vivere a Bari, ormai la mia famiglia è radicata in questa città e quindi no, non lo farò. Una domanda che ti tocca un po' più da vicino. Più di così? Ancora più da vicino. Nel corso del tempo sono scemate molte passioni, no? Banali? No, in generale. Banalmente parlo, per esempio, delle collezioni di francobolli, o forse più vicino al tuo settore, l'antiquariato, no? Prima degli orologi. Sì. Il collezionismo degli orologi finirà, secondo te? In assoluto sicuramente no, come non è finita la filatelia e tanto altro. In assoluto parli, ci sarà sempre qualche interessato. Assolutamente sì. Ora, diciamo, se uno vuole pensare a male, dire
ma il collezionismo di oggi può diventare una nicchia. A oggi, diciamo, per quella che può essere la mia visione, no. Non per ora. Non per ora, non per i prossimi anni, non per i primi decenni a venire. Cioè, da qui a 20 anni io penso proprio di no. Okay. Poi dopo non mi sbilancio. Cadere, ma sai perché? Perché io sono di quella generazione di mezzo dove sono nato senza cellulari, sono nato senza internet, e poi invece sono arrivate queste cose, no? E sono arrivate che però ero ancora abbastanza giovane e quindi sono riuscito anche ad adattarmi abbastanza. A comprenderle. Sì. E ho visto quanto è cambiato il mondo. Io mi ricordo quando ho fatto i primi viaggi in macchina all'estero e viaggiavo con le cartine, sì, che quando le aprivi sembravano delle tovaglie. Il tutto città, te lo ricordi il tutto città? Era l'unico strumento di navigazione. In Italia, quando adesso compravi le piantine, sì, stradali che sembravano delle tovaglie, quando le aprivi, che non avevi più spazio per guidare, è nell'abitacolo, vero, era una tragedia. Okay. Adesso invece serviva qualcuno bravo a leggerle e che stesse lì attento a indicarti le strade. Bisognava saper fare da solo. Sempre col dito puntato, aggiornando, diciamo, la tua posizione. E ogni incrocio, controllare se stavo andando nella direzione giusta, insomma, era un lavoro anche quello. Si viaggiava sempre almeno in due, non potevi viaggiare da solo perché sennò era 100 complicato, metri, ti dovevi fermare o chiedere, ricordo, in giro. Ti ricordi? Una volta in Germania ho fatto 600 km in più perché un bivio autostradale ho sbagliato. Sono andato dalla parte del capitale. Esatto. Ora ti ho fatto l'esempio più piccolo, forse, eppure quanto incide nelle nostre vite. Quindi non so cosa succederà da qui a oltre 20 anni. Per quello lascio aperta la possibilità che anche il mondo dell'ogeria possa essere stravolto. Però per quelle che sono le consuetudini di oggi, per quello che è l'uomo di oggi, no. L'ogeria non può avere ovviamente gli alti e bassi delle mode che cambiano, certo, ma no, certo, non può sparire. No. E nel momento in cui dovesse invece finire questo mondo, che cosa farai dopo? Cosa ti piacerebbe fare? Mi reinventerò. Un po' ti sei reinventato, no? Dall'antiquariato agli orologi. Già tante volte nella vita. Ok, altre volte anche. Sì, perché io non ero partito con l'idea di fare l'antiquario da ragazzino. Da piccolo piccolo volevo fare il pizzaiolo. Sì, poi, ce l'hai già raccontata, esatto, questa. Poi la mia prima esperienza lavorativa vera, in un'estate, andavo ancora a scuola, fu a Londra in un ristorante. Ho partito da lavapiatti, poi l'anno successivo ho fatto il cameriere, insomma. E ho visto un modo di lavorare all'epoca, parlo degli anni 90, primi anni 90 in Inghilterra, che era completamente diverso da quello italiano, soprattutto in ambito della ristorazione. Lì non esisteva il proprietario, lì c'era il manager, l'organizzazione proprio del personale era completamente diversa. E mi piaceva molto. Poi ho avuto anche un'esperienza in una fabbrica di gioielli, quindi diciamo all'ingrosso, breve ma devo dire piacevole. Poi ho iniziato con l'antiquariato, ma nel frattempo, dopo un po' di anni, quando le cose andavano anche bene, ho capito che all'orizzonte c'erano trambusti commerciali. E ti sei reinventato, poi alla fine è sempre commercio, è sempre roba esclusiva, no? È sempre un po', nel segue un filone, lusso, no? Assolutamente sì. Però sai, poi ho avuto anche delle possibilità di andare altrove e le ho sempre lasciate. E a volte ho anche rimpianto, sicuramente quello che rimpiango di più è l'occasione che mi ha dato un mio carissimo amico, un amico fraterno, ancora dei tempi di scuola, che poco dopo, pochi anni dopo la fine della scuola, mi chiama un giorno e dice: sai, hanno organizzato un meeting a Stoccolma. Lui ha di famiglia un frantoio oleario molto famoso. Hanno organizzato questo meeting a Stoccolma e ci saranno diversi buyer di diverse aziende importanti. Io devo andare a presentare i miei prodotti, però non parlo molto bene l'inglese. Vorresti venire con me? Guarda, ma dai, sono solo 3 giorni. Vabbè, ok, dai, andiamo. Insomma, sono stato lì a Stoccolma non capendo nulla di olio, però un minimo di savoir-faire. Gli ho preso un paio di contatti seri,
cui passati decenni ancora oggi lavora e che gli hanno dato il là a diventare un'azienda internazionale, oggi esporta dal Giappone agli Stati Uniti, all'Australia, da tutte le parti. E lui, un po' di mesi dopo quella cosa, mi disse: guarda che stiamo portando avanti i rapporti con questi signori. E ti offrivi. Ti volevo ringraziare. E mi disse: ma ti piacerebbe curare l'espansione del nostro marchio, della nostra azienda in tutto il mondo? Dai, ti spieghiamo un po' come funziona l'olio, bene, di qua di là, e tu... Un po' di formazione. Esatto. Ti dico la verità, quella è un'azienda oggi che è cresciuta tantissimo, è un'azienda abbastanza grande, sicuramente più grande della mia, molto più grande, ma molto più grande della mia. E quel ruolo sarebbe stato veramente bello, avvincente. Quindi... Come qualche volta ti ci vedi pensato. Come manager in una grande società? Manager non lo so se sono le capacità di fare manager in una grande società, però sicuramente trattenere dei rapporti umani, parlare di commercio fa parte del mio bagaglio, ma anche lì, attenzione, che gli anni passano, non siamo più proprio di primo pelo, quindi bisogna vedere se quando arriverà il momento, se dovesse arrivare il momento di dare altri cambi, se saremo ancora abbastanza performanti, perché io quello lo vedo sempre, sai, se vuoi andare in giro come per quel lavoro, girare il mondo di quelli là, ci vuole un po' di forza, di eh sì, quindi però non sarebbe male, quindi io non chiudo nessuna porta, assolutamente. Ultima domanda bonus, ed è la domanda bomba. Anche la domanda degli utenti, e cioè tra tutti gli orologi di lusso di altissima gamma che tratti, perché vendi anche Lorenz? Perché non vendo solo Lorenz, nel senso che di marche, se vogliamo chiamarle così, basse, vendo anche altro. Lorenz è quello che consiglio maggiormente delle marche basse, perché ho avuto modo di conoscere il proprietario, ho avuto modo di richiedere e di ottenere molto facilmente alcune garanzie sul servizio, sull'affidabilità e quant'altro, ed è un'azienda, grazie ai rapporti personali con le quali abbiamo un'interazione, dove se dico: guarda, bello questo nuovo modello, però magari se hai la fibietta, io avrei scelto... Un'azienda con cui si può dialogare, insomma. Il modello dopo mi ascoltano. Okay. E io apprezzo molto questo, perché io quello che dico sempre è: al cliente cerco di dare un servizio a 360 gradi, anche sul consiglio. Non tutti hanno la possibilità di toccare centinaia, migliaia di orologi come faccio io, di viverli, di indossarli, di conoscerli intimamente. E quindi non tutti hanno l'esperienza per dire: è la fibietta fatta così, è fatta bene, è più resistente o è più comoda o... Ok. E allora cerco di trasmettere, di dare anche questo. E con Lorenz ci riesco, quindi sono felice. Poi Lorenz, da che siamo partiti a oggi, è un'azienda che è cresciuta tantissimo. Ma non solo come fatturato, com'è, ma tanto come qualità. Cioè, noi siamo partiti che non faceva nulla di... completamente Swiss made. Adesso un buon 40% del suo catalogo è totally Swiss made. Quindi diciamo è un'offerta in più a varie fasce di clienti. Assolutamente sì. Ti permette, con oggi modelli di punta un paio di migliaia di euro, di comprare... Ah, ci sono modelli anche costosi. Sì, no, non soltanto modelli basici da 200-300 euro. No, assolutamente. Il nuovo crono con calibro ETA. Ah, ok. Non conosco Lorenz come realtà. Okay. Il nuovo crono con calibro ETA è un orologio che costa 2004. Un crono Swiss made. Sì, ma ecco, anche lì va toccato. Era ceramica, cioè va toccato, va guardato, va vissuto. E poi ti rendi conto che è un orologio che tecnicamente ha qualità. Poi, come al solito, il gusto è gusto, a qualcuno piace, certo, a qualcuno non certo. piace, ci sta. Però è un prodotto di qualità. E soprattutto un prodotto di qualità dove noi con l'azienda, se ti vendo quell'orologio lì, se dovessi avere qualunque tipo di problema, l'azienda veramente in pochissimi giorni
li conti sulle dita di una mano, mi risolve il problema in maniera definitiva e senza fare giochetti. Insomma, no, ci sono rispondono. Vari motivi per cui grazie anche Lorenzo. Assolutamente. Giulio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, però la prossima volta cerchiamo di non andare così dentro gli argomenti. Ancora più cattivo, quindi ci vediamo in una prossima puntata. Va bene, parleremo sicuramente di altro, basta con queste cose. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.